Davvero Xiaomi? Il prodotto oggi è al mio polso perché finalmente vi parlo dello smartwatch che ho al polso. Me lo chiedete spesso e quindi parliamo di questo Xiaomi Amazfit Bip. Sigla. Davvero Xiaomi, il canale YouTube dedicato a tutte le chicche del marchio orientale. Alcune meritano, altre un po' meno. Perciò iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per non perdervene una. E soprattutto iscrivetevi al canale Telegram Davvero Xiaomi. Ogni prodotto che vedrete qui su YouTube arriverà prima lì sopra, con relativo coupon. Ora vediamo cosa hanno combinato stavolta. Eh sì, è ancora un Amazfit Bip perché... ha 3 anni. Ragazzi, io da 3 anni, salvo alcune parentesi con altri dispositivi, tra l'altro sempre Amazfit, io da 3 anni continuo ad utilizzare questo magico Amazfit Bip S. Perché? Perché ve lo dico. Ci sono 6 pro e ve li dirò nella massima velocità possibile perché questo prodotto lo conosco come le mie tasche. Il primo, lo schermo sotto il sole, è transflective. Lo so, non sarà lo schermo più bello del mondo, AMOLED e tutto quello che volete, ma sotto la luce del sole questa soluzione per me non ha rivali. Ormai l'avrete conosciuta tutti guardandovi le recensioni e via dicendo, non c'è storia. È la tecnologia per me migliore perché è pratica. Secondo pro, l'Always On Display. L'Always On Display è ciò che si trova anche su altri dispositivi, va ad intaccare un po' l'autonomia. Qui non c'è problema, perché ripeto, è sempre acceso, anche se non c'è la retroilluminazione, si vede bene sotto la luce del sole. Always On, secondo pro. Terzo pro, sveglia che mi sveglia, l'ho chiamato così il terzo pro perché quando vibra mi sveglia. Non c'è niente da fare, ha una bella vibrazione, o forse io ho un suono leggero. Funziona, mi sveglia tutte le mattine, lui è la mia sveglia, non ho sveglie dedicate, uso solo lui e per adesso io i treni li ho sempre presi, quindi boh, va bene, meglio così. Quarto pro, il look non tanto esteticamente che assomiglia un po' a un Apple Watch, ma proprio il look dell'interfaccia, è retro, mi piace, abbastanza 8 bit, ok, per intenderci, non sarà la cosa più fluida della storia, però mi piace questo look retro. È per questo che uso, anche per questo che uso l'Amazfit Bip. Buon GPS rispetto al GTS GTR di Amazfit. È uno dei pochi Amazfit, secondo me, che ha un GPS affidabile. Almeno affidabile, non dico perfetto, ma affidabile. E poi l'altro ed ultimo, il sesto pro, è quello dell'autonomia. Non c'è niente da fare. Per me avere 20 giorni di autonomia, ma proprio facili anche dopo 3 anni, non ha prezzo. Ripeto, sempre in always on, non c'è problema. 20 giorni di autonomia, nel mio caso, nello smartwatch, sono importantissimi. Vado subito con i contro, ce ne sono 2. È poco personalizzabile, e certo, non si può fare chissà che cosa, anche le interazioni sono limitate, cioè l'utilizzo, c'ha il cronometro, la sveglia, il timer, sì, insomma, niente di che. Però, intanto, ce li ha. E il secondo contro è la gestione delle notifiche, ma lì c'è poco da dire. Così così, le emoji non si vedono, non si può rispondere, non registra la nostra voce, non possiamo fare chiamate. Insomma, il massimo che possiamo fare è cancellare una notifica. Adesso vi faccio vedere, facciamo uno swipe, facciamo elimina e fine. Insomma, per me, ripeto però, fa tutto ciò che mi serve. Il prezzo ora del Bip S è di 40 euro, ci aggiriamo intorno a quella cifra, per me continua a essere da consigliare un prodotto del genere. Lo trovate spesso nel canale Telegram delle offerte Davvero Xiaomi, ma anche sul canale di offerte non solo Xiaomi, quindi quello di Amazon, chiamiamolo così. Però è un prodotto al quale io do un 8, ma proprio tranquillo. Questi sono i motivi per cui sto sempre utilizzando un vecchio Amazfit Bip.